Un saluto agli amici di Mitico Snake. Allora, questo video sarà un po' diverso dal solito perché parlerò di accessori e ne ho selezionati ben tre. Due di questi tre accessori sono del produttore Link. E di questi accessori di cui vi parlo li possiamo utilizzare nella nostra auto. Ci sta il terzo accessorio del produttore IML o IML, scrivetemelo nei commenti come si pronuncia, lo possiamo comunque utilizzare nella nostra auto, ma lo possiamo utilizzare anche in altre occasioni. E credetemi, ognuno di questi tre accessori li ho pagati al di sotto dei 5 euro. Iniziando a parlare degli accessori di cui vi ho fatto vedere all'inizio di questo video, iniziamo con il primo accessorio per la nostra auto. Il primo accessorio è un supporto che ci consente di mantenere il nostro dispositivo e, come sempre, già lo sapete, partendo dalla confezione di vendita all'interno troviamo due parti che, una volta unite, ed è molto semplice come potete vedere da queste immagini, e sulla parte frontale di questo supporto, sul lato destro, troviamo un pulsante che ci consente di regolare la misura del nostro dispositivo. Nella parte bassa troviamo due levette che ci consentono di poggiare il dispositivo una volta posizionato, e i due laterali che sono presenti su questo supporto li possiamo regolare verso il basso o verso l'alto per liberare eventuali pulsanti che sono presenti sui laterali del nostro dispositivo. La parte che è presente dietro, quella là che abbiamo montato, quella là che interessa alla nostra auto, una volta che abbiamo aperto le griglie della stufa dell'auto, basta inserirlo all'interno in questo modo e bloccarlo, e devo dire che rimane molto molto stabile. E io, per toglierlo, diciamo, ho perso un po' di tempo perché si era incastrato così bene che ho fatto un po' di fatica. Queste due levette che stanno in basso consentono di consentono di bloccarlo nella posizione in cui è stato messo il supporto. Il secondo accessorio di cui voglio parlarvi è un caricatore da auto. Diciamo che su di lui non ci sta quasi nulla da dire, però vi dico qualche piccolo dettaglio su di lui. È un caricatore da auto molto piccolo, compatto, e con sé porta due ingressi USB, di cui uno da 2,1 mAh presente in prossimità della scritta Link, e l'altro da 1,1 mAh un po' più distante dalla scritta Link. E una volta posizionato nell'auto, anche perché sappiamo già tutti come deve essere posizionato, ci possiamo connettere due dispositivi contemporaneamente, li carica contemporaneamente senza arrecare nessun tipo di danno. E devo dire che questo dispositivo il suo lavoro lo fa molto molto bene. L'ultimo accessorio di cui voglio parlarvi è un cavetto USB di tipo C, però aspettate un attimino, mi soffermo un attimo, perché questo cavetto USB di tipo C io l'ho acquistato in un negozio di cinesi, quindi qualora lo vorreste acquistare basta recarvi in un qualsiasi negozio di cinesi presente nella vostra zona e lo potete acquistare tranquillamente. Ed il suo prezzo oscilla tra i 3,50 euro e 4 euro. E vi stavo dicendo, è un cavetto USB di tipo C con velocità 3.0, è rivestito totalmente in pelle ed è lungo 1,20 m ed è anche molto resistente. Scorrendo le immagini, non so se avete notato quel fermacavo che lo avvolgeva. Beh, devo dirvi che questa è la vera chicca. Quel fermacavo che lo avvolgeva, anche lui è rivestito totalmente in pelle con un bottone a clip. E credetemi, non è mai stato così facile riporre un cavetto al suo posto in questo modo. Beh, facile, fossero tutti i cavetti così, beh,
ci sarebbe ordine dappertutto. In altri casi, per avere link d'acquisto e qualche altra informazione su questi tre prodotti, però voglio specificare, il link d'acquisto dei due prodotti della Link, vale a dire il supporto per auto e il caricabatteria da auto, li trovate nell'articolo scritto che trovate su medicosnake.attervista.org. Il link ve lo lascio qua in alto a destra nelle schede e nella descrizione del video. Insieme a tutti gli altri link per seguire Medico Snake sui vari social, insieme ai pulsantini per iscrivervi al canale e per lasciare un mi piace. Mentre invece, come vi ho già detto prima, questo cavetto USB di tipo C di cui vi ho parlato, basta recarvi in qualsiasi negozio di cinesi presenti nella vostra zona e lo comprerete a meno di 5 euro. Beh, c'è bisogno di dirlo o lo dico di nuovo? Ok, ve lo dico. Facendo l'iscrizione al canale YouTube di Medico Snake, lasciando un like, lasciando un commento e facendo la ricondivisione del video, aiutate il canale Medico Snake a crescere. Per Medico Snake, Raffaele Mauriello.